Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Eccoci qua da Barcellona, vi porto un video molto importante, anzi fondamentale, sulle tre leggi per costruire la massa muscolare da natural nel modo più rapido possibile secondo l'ultimissima ricerca scientifica di Brad Schoenfeld, Eric Helms e altri di questi padri del bodybuilding naturale. Tanti, anzi troppi video si concentrano sulle tecniche di esecuzione, schede particolari, tempi di recupero e tempi di esecuzione, superset, dropset, tutte queste cose le avete già viste per crescere la massa, ma nessuna di queste spiega le basi della crescita muscolare da natural. Quindi, con questo video vorrei porre fine a tutti questi miti e concentrarmi sulle tre cose che devi fare anche tu se vuoi crescere la massa muscolare da natural. Quindi ti prego di svuotare tutta la mente di tutti i miti che hai sentito e preparati a imparare la verità. Ricordati che quello che vi dico proviene dalla ricerca scientifica, che prende un gruppo di persone e le sottopone ad allenamenti diversi in modo controllato. Il risultato è poi una media statistica del gruppo di persone, per cui ricordati che potrebbe non valere per tutti. Ovviamente, quando si fa una media statistica si rimuovono gli estremi. Per questo quando consiglio magari una multifrequenza, perché è quello che mi viene detto dalla scienza, se tu invece hai provato sia multi che mono e hai ottenuto più risultati in mono, allora fai parte degli estremi che non vengono appunto messi insieme nella ricerca scientifica e devi ascoltare in primis il tuo fisico. Per tutti gli altri, probabilmente magari 9 su 10 di noi, quello che dico in questo video vi apporterà i maggiori risultati. Allora iniziamo. Prima legge importantissima, fondamentale, la cosa più importante: il sovraccarico progressivo per la crescita muscolare. Lo stimolo fondamentale che farà crescere i tuoi muscoli è il sovraccarico progressivo, soprattutto applicato a movimenti composti, ovvero movimenti multiarticolati che reclutano più fibre muscolari di differenti gruppi muscolari, ma anche il sovraccarico progressivo applicato anche ai movimenti di isolamento, che sono i movimenti che stimolano meno fibre totali perché reclutano un solo gruppo muscolare. Il sovraccarico progressivo significa aumentare il carico che sollevi col passare del tempo. Se vuoi diventare più grosso, devi muovere più peso per un numero più alto di ripetizioni col passare del tempo. Questa è proprio la base. Il sovraccarico progressivo sui movimenti composti, che sono ad esempio lo squat, la panca, il deadlift, il military press, eccetera, si può riassumere nel seguente modo. Metti che tu, secondo la tua scheda, devi eseguire 3 serie da 8 a 12 ripetizioni, ovvero nell'intervallo di ipertrofia. La prima volta scegli un carico che ti permette di raggiungere quasi il fallimento, in cui magari potresti aver fatto ancora una, due o tre ripetizioni in più con quel carico, ma ti fermi a 10 ripetizioni. Fai dunque la prima volta 3 serie da 10 ripetizioni. Per applicare il sovraccarico progressivo, come funziona? Nella prossima sessione farai 3 serie non da 10 ma da 11 ripetizioni, e se ci riesci, quella dopo ne farai 3 serie da 12. Una volta arrivato a questo punto, aumenterai il carico del minore intervallo possibile, proprio perché hai raggiunto le 12 ripetizioni, e quindi puoi aumentare il carico nel minor modo impossibile, ovvero sulla panca magari aumenti di 1,25 kg al lato, o se hai i micro plates, ovvero i plates ancora di peso minore, quindi magari 0,5 kg, puoi mettere quelli sulla panca. Sui manubri semplicemente vai al manubrio che sta superiore, quindi se hai manubri da 12,5 passi a quello da 15, eccetera eccetera. Di conseguenza, aumentando il carico, probabilmente diminuirai le ripetizioni e ritornerai a fare 3 serie da 8 con questo nuovo carico. Continui in questo modo, la sessione dopo fai 3 da 9, poi 3 da 10, 3 da 11, fin quando non fai 3 serie da 12 con questo nuovo carico. Per poi aumentare di nuovo, diminuire le ripetizioni appunto con questo nuovo carico più pesante, e continui così. La stessa cosa si applica ai movimenti di isolamento. Ricordati però che mentre sui movimenti composti riuscirai a progredire se sei principiante, direi ad ogni sessione, se sei intermedio praticamente ogni una o due settimane, se sei avanzato ogni mese, due mesi, sui movimenti di isolamento ovviamente non possiamo progredire così rapidamente, anche perché sennò arriveremo alla fine dell'anno che riusciamo a fare un bicep curl con 50 kg al lato, che ovviamente non è fattibile. Per questo ti devi concentrare soprattutto a progredire sui movimenti composti, che dovrebbero comporre veramente più della metà del tuo allenamento, magari anche il 75-80% del tuo allenamento, se vuoi crescere da natural il più possibile. Questa è veramente la prima legge: sovraccarico progressivo sui movimenti composti. Vi ho più o meno spiegato come funziona da natural. Lasciate perdere le macchine, lasciate perdere queste altre cose. Queste le macchine le puoi usare in alcune situazioni determinate, ma se vuoi crescere al massimo la tua massa muscolare dovrai concentrarti, ahimè, sui movimenti composti: squat, deadlift, panca, panca inclinata, trazione alla sbarra, eccetera, eccetera.
Questa era la prima legge, passiamo alla seconda legge. La frequenza di allenamento. Questa è veramente la domanda del secolo. Che cosa dovresti fare? Mono o multifrequenza? Sembra che ogni esperto consigli qualche altra cosa. Se tu entri in palestra, infatti, per la prima volta spessissimo ti danno una scheda a monofrequenza. E quando venite da me, tanta gente viene da me dicendo mi controlli la scheda e io guardo scheda in monofrequenza. Purtroppo questa non è una scheda ottimale come viene dimostrato dalla ricerca scientifica. Per noi bodybuilder naturali, secondo vari ricercatori e anche natural bodybuilding professionisti e anche tantissimi youtuber che sono natural, la monofrequenza è meno che ottimale e la multifrequenza è la strada più veloce ad ottenere dei risultati ottimali come lifter naturali. Your frequency anywhere between 1.5 to probably 3 times per week. Higher frequency program, we are talking training 1.5, 2 or even more times per week for each muscle group. Hit your muscles more often. You want to hit them at least twice a week. Every muscle group should be trained at least twice per week. Per quale motivo? La sintesi proteica dura dalle 24 alle 48 ore dopo un certo allenamento, per cui se si allena un gruppo muscolare solamente una volta a settimana, questo crescerà per massimo appunto 24 a 48 ore dopo l'allenamento. Se lo alleni una volta a settimana rimarrai quindi 5 giorni, i 5 giorni restanti della settimana senza fare progressi. Mentre se tu stimoli un gruppo muscolare ogni 48 ore, ovvero ogni 1, 2, 3 giorni, manterrai la sintesi proteica elevata non per 2 giorni su 7 se colpissi immunofrequenza, bensì la manterrà elevata per tutta la settimana, massimizzando la sintesi proteica di quel gruppo muscolare. Per questo, la raccomandazione scientifica e pratica è di allenare ogni gruppo muscolare con frequenza di 2-3 volte a settimana, per mantenere appunto i livelli di sintesi proteica elevati tutta la settimana. Piccola nota, mi chiederete, ah ma lui questo grosso qui, lifter di qua, si allena in monofrequenza e ottiene un sacco di risultati. Ragazzi, i lifter che sono enhanced, quindi gli atleti dopati, si possono allenare in monofrequenza distruggendo il muscolo una volta a settimana perché hanno i livelli di sintesi proteica elevati in modo non naturale per tutta la settimana. Si possono permettere quindi di allenarsi in questo modo, noi purtroppo non possiamo. Siamo naturali, abbiamo dei livelli di sintesi proteica naturali e quindi dobbiamo massimizzarli in modo naturale e quindi con una frequenza più alta, quindi che ci sta appunto, colpiamo ogni gruppo muscolare dalle 2 alle 3 volte, otterremo i risultati migliori. Quindi per questo motivo raccomando a tutti di seguire una scheda multifrequenza colpendo i gruppi muscolari più sviluppati 2 volte a settimana e magari quelli meno sviluppati anche 3 volte a settimana e persino di più. Adesso, potresti pensare che sono un pazzo, che questo andrà a intaccare il recupero, che è impossibile. Pensa però che uno dei metodi più importanti, più diffusi per migliorare il proprio squat, ovvero il Bulgarian Squat Method, che usano un sacco di ginnasti, atleti veramente professionisti, è praticamente ti fa eseguire lo squat 6 volte a settimana. Per cui non vi preoccupate del recupero. Se il volume che utilizzate ad ogni sessione è sotto controllo e ottimale, non avrete problemi col recupero anche se colpite un gruppo muscolare 3 volte o più a settimana. Questo mi porta però al terzo punto, ovvero il volume ottimale che dobbiamo colpire ad ogni sessione per massimizzare la crescita della massa muscolare come lifter naturale. Ci fa vedere la ricerca scientifica che il volume ottimale sono dalle 40 alle 70 ripetizioni per gruppo muscolare a sessione. Come dimostrato da Eric Helms, dovremmo eseguire 40-70 ripetizioni per gruppo muscolare a sessione. Ovviamente, se allenate un muscolo 2 volte a settimana, ovvero una frequenza di 2 volte, allora magari provate a eseguire un numero più alto di ripetizioni a sessione, ovvero più vicino alle 60-70 ripetizioni a sessione per gruppo muscolare. Questo alla fine equivale in un totale di 100 o più ripetizioni a settimana per gruppo muscolare. Se invece allenate un muscolo con frequenza di 3 volte a settimana, il volume a sessione dovrebbe essere un pochino più basso, o almeno dovreste iniziare con un volume un po' più basso a sessione. Quindi magari invece di fare 60-70 ripetizioni a sessione, ne fate 40-50. Anche qui, nel totale della settimana, avrete eseguito 100 ripetizioni. Col passare del tempo, il numero di ripetizioni che eseguite per gruppo muscolare a sessione dovrebbe aumentare di poco per creare maggiore stimolo. Proprio per questo i lifter avanzati hanno bisogno di più volume rispetto a quelli intermedi o anche quelli principianti. Mentre i principianti possono fare pochissimo volume e crescere comunque, gli avanzati
devono avere questo stimolo di volume, non solo di sovraccarico progressivo, ma anche di volume, devono fare più ripetizioni, più serie. Per iniziare però, se rispettate questa legge e fate un numero di ripetizioni che vi permette di recuperare entro la sessione dopo e soprattutto di progredire col carico, è questa la cosa fondamentale. Poi magari dopo qualche mese provate ad aggiungere una serie qui e là per aumentare un po' col volume e vedete se riuscite a recuperare bene. In caso riuscite a recuperare bene, potete aumentare di più il volume. Ma ricordatevi che spesso fare più volume subito non equivale a più risultati se poi non riuscite a recuperare e non riuscite ad applicare il sovraccarico progressivo. Perché questo sovraccarico progressivo è la cosa più importante. Tu fra un anno dovrai avere i tuoi lift, dovrai sollevare più peso su tutti i lift se vuoi diventare più grosso. Se oggi facevi 50 kg sulla panca, l'anno prossimo dovresti riuscire a fare 80, quello dopo magari 100, eccetera eccetera. Mi capisci? È un processo lento per noi natural, però se tu applichi queste tre leggi vedrai che farai i maggiori risultati nel minor tempo possibile. Detto questo, queste sono le tre leggi di cui volevo parlarvi oggi. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, buttaci un like. Voglio tornare carichissimo a mettere fuori questo contenuto informativo perché so che posso aiutare un sacco di gente e provare a disfare tutti i miti sulla crescita muscolare da natural. Mi raccomando, aiutami a diffondere questo messaggio. Share, condividi questo video se ti va, dillo ai tuoi amici. Queste sono le tre leggi che ha dimostrato la ricerca scientifica che funzionano nel miglior dei modi per noi lifter naturali. Detto questo, ti voglio ringraziare se sei ancora qua, non perderti nelle schede che ti danno magari i tuoi idoli, che ne ho visti alcune girare su YouTube, soprattutto di schede magari con recuperi di 30 secondi, eccetera, eccetera. Ricordati, queste sono leggi fondamentali, prova a progredire col carico, col passare del tempo, colpisci ogni gruppo muscolare con almeno due volte a settimana, ma anche tre volte di frequenza o anche di più se stai provando a migliorare un certo lift e fai un volume adeguato a te. Se sei principiante, inizia con un volume un po' più basso, aumenta il volume col passare del tempo. 40 a 70 ripetizioni è un'indicazione dell'ultimissima ricerca scientifica, appunto portata avanti da Eric Helms, che è veramente quello su cui mi baso io. Detto questo, grazie ancora una volta, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ah, iscriviti se non l'hai ancora fatto.